È davvero emozionante ritrovarsi qui dentro, questa chiesa che ho visto piena di gente, ho assistito a delle celebrazioni molto toccanti, celebrazioni che erano tenute da Padre Renato Ellero, il frate che per oltre 35 anni è stato cappellano dell'ospedale del Mare di Venezia. Sono molti i ricordi che ho legati a questa chiesa. Il primo che viene in mente è mi rivedo a 5 anni quando nella notte di Natale ho fatto il chierichetto per la prima volta. E proprio lungo questo corridoio ho provato la fortissima emozione di portare all'altare il bambino Gesù e ricordo la paura che non cadesse a terra, di farlo cadere, che vederla così in questo stato adesso lascia sgomenti e anzi viene da ringraziare quelle persone che in un modo o nell'altro la stanno cercando di salvare, stanno cercando di conservare la memoria di questo luogo e non solo la memoria, ma anche le bellissime opere d'arte che ci sono qui dentro, gli affreschi fatti da cherubini, che si possono ancora ammirare, chissà ancora per quanto. Io penso che Santa Prenascente sia la chiesa più bella del Lido. È una chiesa in cui si respira una spiritualità straordinaria. È una chiesa dove tantissime persone hanno pregato, hanno sofferto, tantissime persone hanno portato qui le loro sofferenze, sopra qui, davanti a questo crocifisso che a me è sempre piaciuto moltissimo perché ha le braccia tanto spalancate, un Cristo accogliente, pronto quasi a raccogliere le preghiere di ognuno. E davvero non so a livello politico cosa si possa fare, chi può intervenire o quali sono le strade da percorrere, però è un qualcosa che è una chiesa che va tutelata, è un luogo che deve ritornare alla collettività. È un luogo non solo di spiritualità, ma di arte. Speriamo davvero che nel cuore di qualcuno si accenda una scintilla e la salvi dalla dimenticanza e da tutto quello che ha portato alla chiusura dell'ospedale. Io all'ospedale del Mare sono molto legato per tanti motivi, oltre al fatto di esserci nato. E proprio qui nell'ospedale, al suo interno, ho ambientato buona parte di un romanzo intitolato La Luna oltre la notte, che spero prima o poi di poter pubblicare, che vuole in qualche modo raccontare l'atmosfera che è emozionante, che si respira ancora qui, tra queste mura.